la pandemia, in particolare una situazione come Hauser, abbia messo in evidenza i nostri limiti e il bisogno che abbiamo di sviluppare un'azione più onnicomprensiva nei confronti dei cittadini e delle persone che hanno bisogno di tutto il terzo settore. Credo che un momento come quello di oggi sia fondamentale per mettere in evidenza dove vuole andare l'Hauser e come dentro anche la conferenza di organizzazione che sta aprendosi in CGIL questa opportunità di ragionare in modo collegiale e condiviso dell'accompagnare le persone H24 diventi un'integrazione indispensabile per l'insieme delle associazioni sia della CGIL che di associazioni come Hauser che si occupano prevalentemente del terzo settore. Questo congresso si colloca in una fase particolarmente delicata e la volontà di partecipazione democratica ha fatto sì che tante piccole assemblee hanno visto partecipi le persone che non hanno mai smesso di frequentare Hauser, di fare i volontari. L'obiettivo è quello di ricostruire le relazioni sociali, non dimenticandosi le concause che hanno provocato questa pandemia. Quindi un modello di sviluppo che sia più attento e rispettoso dell'ambiente sicuramente, anche di tenere insieme l'anima sociale e l'attenzione alle persone. L'importante congresso dell'Hauser coincide con un altro importante appuntamento che riguarda lo SPCGL e la CGL nel suo insieme, l'assemblea d'organizzazione. Ci interroghiamo su quelli che sono i cambiamenti da effettuare nella nostra organizzazione per essere capaci di rispondere alle nuove esigenze. C'è anche una proposta che parla di tessera onnicomprensiva, cioè un tesseramento che quando uno si iscrive allo SPI poi abbia anche la tessera di Federconsumatori e di Hauser, perché abbiamo bisogno che insomma noi associazioni che abbiamo tanto volontariato dentro ci contaminiamo in quelle che sono le cose che stiamo facendo. Dopo qualche anno della mia esperienza allo SPI nazionale mi è stato proposto di avere la possibilità di poter lavorare in Emilia-Romagna, quindi tornare vicino al mio territorio. Sto iniziando su dei temi a partire dalla previdenza, alla delega per la formazione, all'area interne che è un tema molto nuovo e che cercherò di sviluppare nel modo migliore insieme alla CGIL e ai migranti e a un'altra questione estremamente strategica che è quella del digital divide. Io penso che in questo momento parlare di previdenza riferita agli anziani abbia significato una battaglia che stiamo facendo già da anni, temi che anche a livello nazionale saranno effettivamente fondamentali nella piattaforma rivendicativa. Così come Digital Divide, oggi è estremamente importante che tutte le persone, a partire dagli anziani, abbiano la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali proprio perché il digitale è effettivamente una di quelle materie che ci rende più uguali tutti quanti. Quindi impegni tanti, ma interessanti, stimolanti, che spero di portare avanti insieme ai territori, insieme ai segretari provinciali, insieme alle leghe. Siamo come zona dal 2019 in territorio per fare le fiere a Sassuolo in ottobre, Fiorano a maggio, Maranello a giugno e a Formigine a settembre, perché abbiamo deciso che era importante stare in mezzo alla gente, capire le esigenze, parlare, tornare a un po' confrontarsi anche con i non iscritti, chiacchierare, prenderci anche una qualche sgridata, esserci, perché questo era importantissimo. Oggi più che mai è importante con quello che è successo a Roma, alla sede della CGIL di Roma, da parte dei fascisti. Più che mai perché non ci devono fare paura, noi dobbiamo continuare a presidiare il territorio, culturare la gente, acculturare perché manca della cultura sindacale. E quindi stare sul territorio e cominciare a provare a ritornare a buttare giù i fondamenti e far riconoscere quello che è la CGIL a 360 gradi.